Come di consueto, amici di Patrimonio Italiano TV, l'aereo virtuale, il nostro aereo virtuale non si ferma. I nostri spostamenti tramite il web ci portano quest'oggi a Vancouver, nella parte ovest del Canada, praticamente sulla West Coast dell'America, e siamo in compagnia dell'amico Marco Parlato. Buongiorno Marco. Ciao, ciao Michele. Ciao a Un tutti gli collegamento ascoltatori. molto speciale perché Marco, lo possiamo dire tranquillamente che io e te, insomma, ci conosciamo da tanti e tanti anni. Sono 19, credo, perché abbiamo iniziato l'università nel Stiamo 2001. facendo vecchi. Ci stiamo facendo vecchi, però vedo che, insomma, ci manteniamo sempre giovani. Dai, se prendiamo foto dell'epoca, siamo più o meno ancora, tranne qualche capello No, bianco no. mio. Vabbè. Però non le prendo perché avevo dei capelli, guarda, inguardabili, quindi lasciamo stare. Io li avevo ancora tutti neri, adesso ce n'ho qualcuno grigio. Vabbè. Allora, siamo a Vancouver, siamo in una delle, credo, in Canada sono tre o quattro le città, ecco, diciamo quattro quelle proprio grosse, e Vancouver, insomma, è un po' più distaccata dal gruppo delle altre tre, lo diciamo, che tra Toronto, Montreal e Ottawa, Vancouver si trova praticamente dall'altra parte del Canada. Tu sei lì, dicevamo, dal 2014, quindi sono Quasi 6 anni, quasi sì. 6 anni, sì. Senti, come sei... Allora, anzi, partiamo proprio da come si sta da italiano, in Canada, in quella parte del Canada, Marco. Sì, hai fatto bene a precisare che Vancouver, diciamo, è un po' diversa dal resto del Canada. L'immaginario collettivo, ed anche il mio, prima di conoscere, diciamo, mia moglie che mi ha portato qui. Era il solito stereotipo del Canada, sai, ghiaccio, lande di ghiaccio, igloo e orsi polari. In realtà Vancouver è proprio una città sul mare, siamo sull'Oceano Pacifico. È vero, come hai detto tu, è lontano, è proprio dall'altra parte, sulla West Coast, ma è una città, diciamo, rispetto alla media canadese, con un clima molto caldo. Devo usare le virgolette perché ovviamente parliamo sempre di Canada, Sì. però è un, diciamo, raramente la temperatura qui va al di sotto dello zero, raramente nevica, forse una volta all'anno, massimo due, per brevi periodi. E diciamo rispetto alle altre città del Canada, qui non esiste la città sotterranea, Sì. come magari puoi trovare a Toronto, a Montreal, qui si vive, diciamo, molto all'aria aperta. Siamo in West Coast e questo vuol dire che c'è una grande cultura e, diciamo, tradizione hippie. Tu vedrai qui sempre gente, appena diciamo, arriva la primavera, qui vedi gente che fa yoga all'aperto, si vive moltissimo l'outdoor, la vita all'aperto. E anche io, diciamo, sto iniziando a fare un po' mountain biking, oppure canoa, diciamo, vivere più all'aperto. Qui si vive molto la natura, ecco, la natura si sente molto. Senti, questa cultura hippie, quest'aria hippie che si respira ancora da quelle parti, mi dicevi che rende anche un po' più flessibile la vita, dicevamo, lì, ecco, rispetto alla East Coast dell'America in generale, non si vive di solo lavoro, ma ecco, c'è, insomma, i tempi quelli sono, dopodiché ci si dedica alla propria vita, no? Sì, si dà molta importanza a quello che qui si chiama work-life balance, quindi mantenere, diciamo, ed evitare il burnout. Magari in East Coast è molto più business oriented. Non voglio fare il tipico italiano all'estero che mette tutte parole inglesi nel suo discorso, però ogni tanto capiterà e chiedo scusa Tu a ormai chi sei cittadino qua, ci è cioè stato da sei, casa. no? Sì. Ormai sei lì da una vita, quindi è No, anche sì, ormai. Mi sto un po' abituando. Comunque, no, per dire, qui diciamo, si lavora il giusto e alle 5 in genere gli uffici iniziano a svuotarsi e le persone, ecco, appunto, si dedicano ad attività outdoor oppure a stare a casa con la famiglia. I bimbi vanno a letto prima, almeno rispetto all'Italia, rispetto a quello che vedo io quando parlo con i miei familiari. Qui, diciamo, alle 7:30, 8 i bimbi vanno a letto e poi dopo c'è in genere le persone si cena prima, si cena verso le 6:30, 6:30 e quindi diciamo la vita non finisce, noi siamo abituati a cena, TV, letto, qui diciamo dopo cena
si fanno tante altre attività, si va a giocare a pallone, si va, insomma, si esce anche dopo cena, i bimbi fanno sport dopo cena delle volte, diciamo i ragazzini, i teenager. Quindi diciamo sì, il lavoro è una parte, ma è appunto è solo una parte. Questa è una cosa molto, molto bella, soprattutto da italiani, perché appunto abbiamo parlato con tanti amici italiani che sono andati invece nella zona est dell'America, tra Stati Uniti e Canada, e invece avevano chiaramente molto meno tempo libero. Il business è forse proprio il core di tutta la vita, insomma. Senti, tanti argomenti di cui parlare, caro Marco, anche perché noi a Vancouver abbiamo fatto diverse capatine. Ecco, mi veniva in mente, oltre all'amica Anna Ciampolini Foschi, che saluto insieme a tutta la redazione del Marco Polo, gli amici, lo chef Giovanni Trigona, abbiamo seguito una masterclass di cucina, figurati, in diretta. E, ecco, sì, mi stanno venendo in mente tante cose che abbiamo fatto con Vancouver. Mi dicevi. Quindi c'è una bella comunità italiana da quelle parti. E poi con te parlavamo anche, ecco, a microfoni spenti, di un po' di cose di questa bellissima città che verrò a visitare presto. Tra le tante abbiamo il centro culturale italiano, di cui vediamo adesso proprio la pagina Facebook, che è il Centro Italian Cultural Center, e questo invece è il sito, stiamo vedendo proprio in questo momento. E poi la famosa Dante Alighieri, che è un'istituzione mondiale, planetaria, della British Columbia. Quindi ecco, mi confermi anche tu che l'italianità a Vancouver è radicata, è una, diciamo, ce n'è e si sente. Sì, appunto, nonostante il fatto che qui siamo lontani dalla East Coast, dove c'è stata la prima, diciamo, primo grande flusso migratorio, comunque ci sono tanti italiani qui a Vancouver e diciamo che gli italiani rispetto alle altre comunità hanno saputo fare più comunità, Sì. perdonami il gioco di parole. Ci sono tante attività, il centro culturale promuove tantissime attività e proprio qualche settimana fa abbiamo portato le bimbe a vedere uno spettacolo di carnevale che hanno fatto lì al centro con tutte le tipiche maschere, sai, Pulcinella, pantalone, quindi mantengono proprio vive le tradizioni, c'è un fanno tanti eventi. E poi qui a Vancouver c'è una strada, Commercial Drive, che è stata nominata Little Italy, Sì. come succede in tante altre città nel Nord America. E si fanno gli Italian Days, che sono praticamente un giorno in cui questa strada viene chiusa al traffico e tutte le attività commerciali ovviamente fanno spettacoli e c'è da mangiare. Ed è, pensa, questo è l'evento, diciamo, pubblico che registra il più alto numero di afflusso in tutta Vancouver in tutto l'anno. Quindi ovviamente si sa che il Made in Italy piace, tira e quindi anche diciamo persone di altre nazionalità vengono a vedere l'Italian Days qui a Vancouver. Questa Quindi sì, no, sì. c'è tanta Italia, lo vedi nei ristoranti, insomma, nelle attività commerciali. Ci sono tante attività anche sportive, c'è una squadra di calcio qui, Columbus, che diciamo molto radicata, ha anche vinto il campionato canadese diverse volte. E ovviamente il campionato canadese non è paragonabile alla nostra Serie A, però voglio dire, nel loro piccolo, insomma, hanno portato il nome dell'Italia in alto, ecco. Ecco, stiamo vedendo anche, abbiamo visto, mentre parlavi appunto, vedevamo anche un po' di immagini, c'è il sito della Dante Alighieri della British Columbia. Marco, io a proposito di siti e quant'altro, se io dico Vancouver Metro Soccer League Soccer, cioè Soccer League, perché poi soccer, Sì. cosa ti viene in mente? Vabbè, diciamo che per me è una passione slash secondo lavoro, mettiamola così, perché quando sono arrivato qui, ovviamente da buon italiano, la prima cosa che ho fatto, ho cercato una squadra di calcio in cui giocare, ovviamente ho trovato una squadra di italiani, inutile dirlo. Campobasso si chiamava la squadra, tanti amici di origini molisane, Giancarlo Cusano, il presidente, che saluto, Nick, grazie a lei, tanti diciamo italiani di seconda generazione che però insomma portavano avanti, ecco qui, anche il nome dell'Italia. Ho giocato Bello. per un paio d'anni, poi mi sono reso conto che stavo facendo vecchio, e quindi ho detto cosa posso fare per stare in campo, ma
diciamo, non essere un giocatore attivo, arbitro, quindi sono diventato arbitro registrato, diciamo, qui con Canada Soccer, con BC Soccer, e adesso nel weekend praticamente questo è quello che chiamo un secondo lavoro, perché diciamo che in un weekend io arrivo ad arbitrare anche 4-5 partite Ma della aspetta, ma tu DNSS, corri, no? diciamo. Non stai fermo, giusto? Quindi Mi è un po' piace come pensare che giocare. corro. Dovremmo chiedere ai calciatori che diciamo, vengono arbitrati da me, però no, diciamo, è un modo per tenersi in forma e diciamo, divertirsi, perché alla fine poi ho scoperto un mondo, nel senso non avevo idea che fare l'arbitro fosse così. Ovviamente è difficile, insomma, non è una cosa facile, perché devi seguire, insomma, mille cose al secondo, devi decidere veramente in una frazione di secondo e allora quando guardo le partite davvero mi rendo conto che delle volte siamo troppo duri con gli arbitri, Bello. è davvero difficile. E quindi no, è molto divertente. La Vancouver Metro Soccer League è, penso, la lega, diciamo, io la chiamo semi-pro. Più importante del Canada, perché ovviamente per ragioni climatiche, diciamo che qui in British Columbia si gioca tutto l'anno, mentre in altre zone del Canada, diciamo, la stagione del soccer è riservata solo ai mesi estivi. Quindi qua riusciamo a giocare tutto l'anno. Si gioca anche, diciamo, delle volte arbitrato partite, insomma, con temperature rigide, però insomma si gioca tutto l'anno. Quindi c'è un grande movimento di calcio qui in British Columbia che in realtà mi ha sorpreso, non pensavo ci fosse tanto calcio. È uno sport che coinvolge molto soprattutto i bambini, quindi c'è tantissimo calcio giovanile, ci sono tantissime strutture, campi, ovviamente. Tutti tenuti, vabbè, inutile dirlo, tutti tenuti Perfetti, sì. benissimo, tutti pubblici e tutti tenuti Oh. benissimo. E diciamo che adesso i genitori dei bimbi, piuttosto che diciamo, iscrivere i bimbi ad hockey, che ovviamente qui è lo sport nazionale, si preferisce il calcio perché comunque è uno sport più economico da poter praticare. E quindi c'è un grandissimo movimento di calcio giovanile. Il risultato è che c'è un calciatore, Alfonso Davis, Sì. che adesso gioca nel Bayern Monaco. Lui è cresciuto qui nei Vancouver Whitecaps, che è la squadra di Vancouver che gioca in Major League Soccer. E penso che non abbia neanche ancora 20 anni, adesso è titolare nel Bayern Monaco. E, insomma, quindi c'è una generazione di giocatori canadesi che sta crescendo e probabilmente il Canada presto riuscirà a qualificarsi a una fase finale di un mondiale, cosa che è successa una volta sola nella storia. Guarda, ce l'auguriamo. Io ovviamente supporto il Canada, non dico se mia seconda patria, ma quasi, insomma, per i legami ormai non solo più con la parte est, ma anche con quella ovest. E parte ovest, Vancouver, nello specifico, Marco, che ha dedicato, diciamo, ecco, chiudiamo questa bellissima chiacchierata che magari potremo replicare in un immediato futuro. Ecco, Assolutamente. ti dico un colore, green. Vancouver si è molto impegnata negli ultimi anni in questa politica, in queste politiche, ecco, che dovremmo guardare un po' tutti, no? Come obiettivo. Sì, Vancouver qualche anno fa, sembra forse 10 anni fa, non vorrei sbagliare, si è posta l'obiettivo 2020 Greenest City in the World. So, quindi Vancouver voleva nel 2020 diventare la città più green del mondo. Questo, diciamo, ha portato a tante iniziative fatte a livello, diciamo, municipale e anche a livello di British Columbia, che è lo stato, appunto, dove Vancouver, è lo stato che ospita Vancouver. Quindi praticamente ci sono state tante politiche a favore del green. Cosa vuol dire, diciamo, in atto pratico? Tantissime piste ciclabili sono state costruite, ma piste ciclabili, diciamo, fa fatte a regola d'arte, nel senso sono separate dalla strada, diciamo, i ciclisti sono protetti quando vanno in queste piste ciclabili. Ci sono state tante iniziative per ridurre, diciamo, l'uso della macchina, quindi è molto disincentivato l'uso della macchina, come ad esempio parcheggio qui downtown Vancouver, anche il parcheggio, diciamo, pubblico è
È molto caro, si arriva a pagare 6-7 dollari l'ora, diciamo, per parcheggiare la macchina in strada. Ci sono tante corsie che qua si chiamano HOV lanes, sono corsie aperte solo a chi fa car sharing, carpooling, quindi più di una persona in macchina. Sì. E quindi è bello perché vedi anche in autostrada, vedi tutte le macchine in colonnata nel traffico, e poi c'è questa corsia che invece è riservata solo a chi appunto fa carpooling. Alcune persone ci hanno provato a mettere un manichino al posto del passeggero, ma spesso vengono beccate con multe molto salate, perché appunto qui una cosa tipica forse della cultura più anglosassone è che c'è veramente poca tolleranza, nel senso che se fa un'infrazione le multe sono anche molto salate. Quindi diciamo tante politiche, ci si è incentivato molto il diciamo, mantenere le aree verdi in città. Vancouver ha un numero enorme di parchi, non solo il famosissimo Stanley Park, che diciamo è uno dei parchi più famosi nel Nord America, più grande di Central Park a New York. I cittadini di Vancouver sono molto fieri di questo. Quindi sì, io per esempio nel mio piccolo io lavoro, diciamo il mio tragitto casa-lavoro lo faccio in bicicletta ogni giorno e Bello. sono diciamo una ventina di chilometri e quasi tutti su pista ciclabile, diciamo separata dalla strada. Quindi in termini di sicurezza e di infrastrutture c'è tutto per insomma per invogliare le persone, che io non l'avrei mai fatto, mai pensato di andare a lavorare in bici, ma come dicevamo all'inizio, qui c'è questa cultura molto, diciamo, di vivere l'outdoor e di essere molto attivi, e quindi mi sono fatto trasportare anch'io. Marco, io proprio in chiusura volevo fare un piccolo passaggio. Allora, intanto approfitto di nuovo per salutare i cari amici del Marco Polo, che è il giornale appunto della comunità italo-canadese al servizio della comunità, soprattutto la parte western. E volevo chiederti proprio un piccolissimo focus, un piccolissimo aggiornamento su quella che è l'emergenza che sta veramente mettendo in ginocchio, e lo diciamo soprattutto in Italia, l'Europa, e adesso sta arrivando purtroppo in America, già lambito la costa est, New York è in allarme e quant'altro. La situazione ovviamente coronavirus, vedevamo prima il sito del consolato del generale di Vancouver, dove c'è un focus con aggiornamenti dalla presidenza del Consiglio. Chiaramente si parla del DPCM di ieri, del 9 Sì. marzo. Com'è a Vancouver la situazione adesso? Non per tirarla, attenzione, chiaramente noi No, cerchiamo sempre assolutamente di no. No, capire. Purtroppo sta giusto, arrivando giusto ovunque, quello è come il dramma. chiedere. Sì. Esatto, no, sta arrivando ed è, diciamo che qui è arrivato, nel senso che purtroppo è notizia di ieri, c'è stato il primo caso insomma, di decesso qui a Vancouver, veramente a North Vancouver, proprio dove abito io, per questo mia madre ovviamente è preoccupata. Purtroppo, insomma, c'è stato il primo caso, era una persona anziana, un po' come diciamo, è successo in Italia, purtroppo questa fascia della popolazione è quella che riesce a combattere, diciamo, con più difficoltà il virus. Ci sono adesso in tutta la British Columbia, mi sembra, 20 casi, quindi diciamo è ancora molto controllato, però insomma io mi aspetto che quello che abbiamo visto in Italia purtroppo, diciamo, arrivi anche qui. Mi auguro che il fatto appunto che ci sono esperienze ora già in altri paesi, tra cui l'Italia, ci permetta, diciamo, ai paesi che vengono colpiti dopo di reagire in maniera più pronta, però insomma, nel mio personale punto di vista, questo virus arriverà ovunque prima o poi, e questa ondata, diciamo, dovrà passare. Quindi sarà importante, ecco, essere diciamo, intelligenti nell'evitare di mettersi a rischio. Ecco, purtroppo quello che in Italia, devo dire la verità, fa un po' dispiacere vedere l'Italia da lontano e purtroppo vedere che tante persone non, diciamo, il senso civico, ecco, diciamo, l'egoismo prevale sul senso civico, e questo, diciamo, da italiano appunto fa male vedere, diciamo, il paese così. Tutti i miei colleghi qui mi chiedono ogni giorno, alcune persone hanno già cancellato i loro viaggi in Italia, purtroppo, ci sarà un impatto economico. Non indifferente, però io cerco, diciamo, nel mio piccolo di sponsorizzare, diciamo, l'Italia il più possibile, di appunto dire a queste persone:
magari ecco, non andateci adesso, ma andateci in Italia, perché c'è tanto da vedere. Ma comunque lo sanno, il Made in Italy, insomma, l'Italia è uno dei paesi più desiderati, diciamo, da qui all'estero. Quindi io, diciamo, sono fiducioso che una volta passata questa emergenza, ci si riuscirà a riprendere. Nel mio piccolo, appunto, cerco di stare attento, ma per esempio domani, piccolo esempio, poi chiudiamo, lavorerò da casa perché appunto siamo in ufficio, qui stiamo iniziando a testare come, insomma, se dovessimo arrivare al punto di dover chiudere l'ufficio, come dobbiamo regolarci per lavorare da casa. Quindi domani alcuni gruppi, tra cui diciamo il mio gruppo di lavoro, lavorerà da casa per vedere appunto come, se appunto l'infrastruttura regge e come dobbiamo regolarci. Quindi Ottimo, ecco, il fatto che qui sta arrivando dopo ci permette di essere un po' più preparati. ottima cosa. Nel frattempo, io per restare in tema sul sito Viaggiare Sicuri, ecco, c'è l'avviso sparato in home page: non sono consentiti viaggi all'estero in Italia per turismo. Quindi io dico sempre: intanto ti ringrazio per gli appelli, perché poi è importante sempre essere informati. Guardate solo i siti istituzionali, e Viaggiare Sicuri dell'unità di crisi della Farnesina è sicuramente un riferimento. Marco, io volevo chiederti allora a questo punto un saluto a tutti i nostri telespettatori di Patrimonio Italiano TV, e in generale un saluto agli italiani all'estero lì da Vancouver. Assolutamente, un saluto a tutti appunto gli spettatori di Patrimonio Italiano TV e mamma che sicuramente mi starà guardando da casa. E niente, vi aspetto qui a Vancouver, soprattutto tu Michele, ti aspetto qui a Vancouver perché c'è tanto da, come hai detto tu, c'è tanto da vedere, c'è tanto da documentare. E allora, amici di Patrimonio Italiano TV, io ringrazio il mio amico Marco Parlato, che ritrovo anche in video e in attesa di vederci dal vivo, o qui quando la bufera passerà, perché passerà, oppure lì sicuramente da qui a un annetto, va. Non, siamo ottimisti e realisti. Marco, io Va ti bene, dai, va ringrazio. bene. Grazie mille, allora, ci vediamo presto. Ciao, Un ciao a abbraccio. tutti. Ciao, Marco Ciao, ciao. Parlato.